Ciao a tutte, oggi voglio farvi vedere il mini che ho creato per il challenge del gruppo Facebook Scrap Immagine Crea e di Scrap Media. Il challenge consisteva nel creare un mini album a tema, e il tema era la mia migliore amica. Quindi io mi sono voluta cimentare in questa impresa. Pensando sin da subito che non avrei, insomma, ricevuto tanti voti perché c'erano delle ragazze molto più brave di me. Io non sono affatto brava perché è il primo che faccio e che fanno scrap da tanti anni. Quindi, invece, con mia grande sorpresa, il mio mini ha ricevuto tanti voti ed è piaciuto tantissimo. Non ho vinto perché ha vinto Cinzia Fonticelli, il suo mini è strepitoso, bellissimo, mi è piaciuto tanto e le faccio le congratulazioni, però anche io mi sono difesa bene, inaspettatamente devo dire. E adesso vi faccio vedere come l'ho strutturato. Allora, voglio dire che per la struttura mi sono ispirata a un tutorial di un'americana, di cui metterò il link qua sotto, è molto semplice. Però è d'effetto. Dunque, il mini è questo. Guardate, ho messo su un foglio bianco perché sopra c'è la scritta. Il mini è questo. È fatto così. La scritta è stata fatta con l'alfabeto, con delle fustellate. Poi ho messo una farfalla con un fiocchetto, anche questa è una fustellata, dei fiorellini in 3D, delle foglioline. Si apre così e qua ho fatto questo bordino con un border punch e ho messo delle targhette qua per scrivere dei pensieri o qualcosa, quello che si vuole, magari dei ricordi abbinati alla foto che si metterà qui. Un giro. Ecco qua, le targhette le ho fatte belle grandi perché faceva piacere poi che ci andasse una foto un po' grandetta. Così si può mettere una foto qui e anche qui. O scrivere qualche cosa. Provo a avvicinare. Ecco. Poi sta la parte frontale, ho fatto sempre una tasca, ho messo un fiorellino in tessuto con delle foglioline. E anche qui ho fatto una targhetta per mettere la foto. La mia amica è abbastanza fashion, quindi ho messo delle scarpette e delle timbrate così, best friend. E qua si può mettere la foto. Giù non ho fatto niente, però volendo. Poi si apre così e troviamo in questo lato questa fascia qui punciata con questo per fermare questa tag doppia che si apre in questo modo. Sto tenendo la fotocamera con l'altra mano così e qua si possono mettere due foto, che ci sono due foto abbastanza grandicelle. Di qua ho messo un fiocchetto e lui si ferma, oppure avevo pensato veramente di mettere un lembo sotto e un lembo fermo così. Ecco qua. Questa pagina allora è composta da questo angolino col fiocchetto e pizzettino e questa fustellata, mezza fustellata di rosetta, la tag. Si può mettere una foto, magari non recente, ho scritto remember. Ecco qui. Messo una maniglietta. E poi qua ho fatto due farfalle imbossate a caldo e qua una fustellata con la timbrata. E si infila così. Vedendo si possono mettere foto una qui e anche una qui. Ok,
poi si apre e c'è un'altra pagina. Questa è una timbrata. La carta che ho usato è della Bushik, è tutta di una collezione. Per non fare errori, ho preferito non usare carte diverse perché magari poi sbagliavo abbinandole. Un'altra tag, dietro è così. Ho distressato tutti i bordi di tutto il mini e le tag, eccetera, eccetera. Questa pagina è così, questa è una fustellata, lo stesso. Qua c'è. Allontaniamo, qua c'è un'altra tag, sempre per mettere delle foto. Qua ho fatto una timbrata, qua c'è due timbrate. E dietro è così. Ho lasciato, non ho voluto straffare, cioè non è, diciamo, minimal, però non è nemmeno ricchissimo, perché qua ho messo tre tag e una taschina. Ho scritto friend, qua si possono scrivere dei ricordi, dei momenti passati insieme. Ne ho fatto tre. Così. E così. Poi questa è un'altra pagina, lo stesso, un'altra tag grande. Ho fatto, questa l'ho proprio sporcata tutta col vintage photo. E poi ho fatto delle timbrate. Dietro è così. Qua ho fatto un angolino su e uno giù per tenere, si possono infilare le foto qui. Ho anche le foto qui, così. Un'altra timbrata di un fiorellino con la scritta Best Friend. E poi lo apriamo. E c'è un'altra pagina ancora. Qui lo stesso ho messo questa mezza rosellina che ferma la tag. Sempre una tag grande, questa l'ho tutta timbrata. Così. E dietro è semplice. Qua ho fatto una striscia per bloccare la tag e si infila così. E qua c'è lo stesso un altro. Vedete? E si apre così e qui ho fatto un blocchettino con degli avanzi che mi erano rimasti. Ho fatto le fustellate, poi li ho messi insieme e sono tenuti insieme da per una campione. E questa. Qua c'è una tag grande, cioè grande, è lunga più che altro, è rettangolare. Così le righe per scrivere, e qua si infila questo, e qua infiliamo questo. Poi si apre ancora, e qua c'è un bordo fustellato che tiene quest'altra piccola tag timbrata. E così è fustellata sopra. Veramente non è fustellata, l'ho fatta con un punch, questi angoli. E poi anche questa, sempre con la stessa fustella. Un'altra tag grande. Qua si può mettere la foto e risulta come incorniciata. E poi dietro è così. Cercato di sfruttare i ritagli di carta. Penso che dovrò staccare e riattaccare perché non ho più la memoria. Riprendiamo perché fa 10 minuti e poi di nuovo 10 minuti la fotocamera. Poi si apre, ci sono le ultime pagine. Qua c'è una farfalla fustellata, ho attaccato solo il corpicino, le ali volendo si possono sollevare. E poi ho fatto questo piccolo blocchettino che si apre così. Ecco qua. Mi piacciono molto questi motivi che si aprono, scoprono. No, prima questo e poi questo. E poi si chiude così. E poi questa è l'ultima pagina che si apre in questo modo e ho messo una cornice dove può mettere una piccola foto è la lampada e qua si possono mettere anche altre foto volendo. Qua si apre così. Adesso vi faccio vedere come si richiude.
così, così, poi così, poi di nuovo così, 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 così. Ecco qua, questo è il mio mini. Io ho fatto del mio meglio, di meglio non avrei potuto fare, penso, però errori ce ne sono, ma mi è servito soprattutto per farci la mano e per impratichirmi, diciamo, perché però è andata bene. I voti che ho ricevuto mi hanno fatto piacere e ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Non so come ringraziare, però sono contenta. E saluto tutte le altre partecipanti al challenge. Un grande bacio. Ciao!